Per il 2024 Tacita presenta 5 nuovi modelli in due famiglie, sono il frutto di 10 anni di sviluppo. Due famiglie che hanno in comune motori da 11 kW con una potenza di picco di 34 kW, il che significa che possono essere guidate con la patente A1 e anche con la patente B. Tutti i modelli sono anche dotati di cambio a 5 marce, che è una vera rarità per le due ruote elettriche, e per migliorare l'efficienza del motore si è scelto un raffreddamento a liquido, mentre per rendere più performanti le batterie Tacita punta su un sistema di gestione sviluppato internamente che ha lo scopo di prevenire il surriscaldamento e aumentare l'autonomia. Due le famiglie, dicevamo, la prima è la famiglia T-Cruise, quella con destinazione più stradale, ne fanno parte modelli urban e turismo, moto progettate per il commuting ma anche per i viaggi, moto che hanno come obiettivo proprio il piacere di guida. Saranno disponibili con batteria da 18 kWh o da 27 kWh. Alle mie spalle vediamo la Rally, che fa parte della seconda famiglia, la famiglia del T-Race, nasce direttamente dall'esperienza fuoristradistica di Tacita. Tre i modelli in gamma, un enduro, un motard e un motorally. Sono moto progettate con due obiettivi in mente, leggerezza e potenza. Un dettaglio su tutti, le carene sono spesse solo 0,7 mm e sono realizzate con un materiale che combina carbonio e Kevlar balistico. Abbiamo già dato qualche numero di queste nuove Tacita 2024. Con Pierpaolo Rigo, founder di Tacita, parliamo di quelli che sono gli aspetti un po' più spinosi delle moto elettriche, l'autonomia e i prezzi. Descriveci un po' la gamma. Beh, allora, qui davanti abbiamo le T-Race del 2024, quindi qui abbiamo la Enduro Motard e qui abbiamo la Motorally che presentiamo oggi per la prima volta. E quindi abbiamo una carena in carbon Kevlar esterno e fibra interna, molto leggera, molto aerodinamica. Abbiamo 13 kWh, quindi le batterie interne ed esterne. Questa è la nostra versione da gara per il campionato italiano, quindi con batterie svuotabili, non per i clienti. E carica batteria, non per questa versione, sarà on board e qui nella sella, e si carica con la tipo 2. Abbiamo 6,6 kW di ricarica e 13 kWh di batterie, quindi abbiamo una buona velocità di ricarica. Secondo me questa è una buona moto d'enduro perché ha un peso abbondantemente sotto i 200 kg, ha un bel range, ha un interasse abbastanza corto, quindi è una moto molto agile sul paletto e con 13 kWh comunque ha un bel range, per cui puoi divertirti per fare chilometri. Direi in fuoristrada vero sono circa 100 km, ma di fuoristrada vero divertente. Le 9 kWh hanno, andando in fuoristrada con un 4,5, siamo attorno ai 70 km di range, andando un po' più piano ovviamente si incrementa, il peso è ovviamente più basso perché siamo a 150 kg contro i 180 di questa. La differenza di peso ovviamente sono le batterie perché la carena non pesa nulla. Le stradali, la T-Cruise Turismo a 27 kWh di batterie con la possibilità optional di 19,8 kW di charging power. Diciamo che con un range vero, andando belli, divertendosi, si va fino al mare e durante l'intervallo di pranzo si ricarica una qualsiasi colonnina trifase. Tra i 200 e i 250 andando allegri, test tipo Tacita TRM e VLTP superiamo i 300 km. I prezzi partono dai 18.000 euro più IVA dell'enduro per arrivare fino ai 34.000 euro della turismo.